Lo speciale offerto da Arredamenti Petrone, FAPAS, ente di formazione, mente locale, wine bar and restaurant, Enrico Sale, Gioielli. In casa qualcosa sta cambiando. Nei nostri showroom, oltre alla collezione delle cucine Scavolini, novità assoluta, il bagno secondo Scavolini. Progetti innovativi e particolari ricercati. In esclusiva da Arredamenti Petrone. In casa qualcosa sta cambiando. www.arredamentipetrone.it. State guardando già le immagini dell'inaugurazione di questa 13ª edizione di San Martino Alici e Vino. Beh, per coloro che magari non fossero così addentrati in questa manifestazione, vi segnaliamo il fatto che è promozione territoriale, ma di quella vera, perché non si propone solo il percorso enogastronomico, ma appunto la promozione di uno splendido territorio. Ma c'è un ospite all'inaugurazione che già avete visto nelle immagini, che sicuramente ci può dire qualcosa di più al riguardo. Benvenuto all'onorevole Colasanto, buonasera. Buonasera a lei, complimenti per il vostro lavoro. Io sono qui in qualità di Presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, per cui il Sindaco mi ha voluto in questo convegno, perché più tardi ci sarà un convegno sull'argomento dell'ambiente. Una domanda specifica, ma lei la pizza con le alici di Fragneto Labate le piace davvero? Ma le dirò, io sono figlio di un panettiere, di un fornaio. Mio padre poi è morto a Roma, vabbè, una cosa grave quando ero bambino. Comunque posso garantirvi che io nel forno di mio padre, e adesso che non sono più bambino, ma ho ben 7 nipoti, quindi da 24 a 2 anni di nipoti ce ne ho 7, io quando compro la pizza nei forni qui della zona, compro la pizza con l'alici. Se casomai qualcuno si è perso questa fantastica manifestazione, la 13ª edizione, dov'è che lo possono trovare? Campo Lattaro, antico forno. L'avete segnato? Lei è Maria Rosaria. Ciao. Io fuori ho letto i dolci di... Maria. Chi è? Io. E lei? Grazia. Ah, quindi Maria Grazia, ecco chi erano. Cosa proponete? Dei dolci tradizionali di queste zone. Quando vi trovate in giro a San Martino, Alici e Vino, allora voi non perdetevi i dolci di Maria e Grazia. Me lo fate un saluto a quelli che ci guardano in TV. Ciao. E sul web. Ciao Daniele, Antonio. Ciao Daniele. Allora, quei signori lì che ci stanno guardando in TV, o quelli facebookiani, twitteriani, insomma youtubeani, vogliono capire perché le persone di là e tutti quelli che affollano questo angolo del centro... Di paradiso. È struggente, ha ragione il centro antico di Fragneto Labate. Daniela, qual è il trucco di un buon baccalà, secondo te? Una tangente a chi lo compra. E vabbè, questo è in stile con quella che è, voglio dire, la dinamica italiana andante. Ma questo è quello che si è mangiato, il baccalà. Cioè, il baccalà rende anche contenti. A parte gli scherzi, Daniele, qual è la proposta di quest'anno qui da voi? Allora, noi proponiamo il baccalà reganato, che è una ricetta tipica fragnetellese, che però è in disuso da tempo. E è un baccalà con le patate, cucinato con l'uva passita, preferibilmente, o secca. Scusa, per quelli ignoranti come me, l'uva passa? Sì. Ah, ho capito. No, dico quelli ignoranti. Ignoranti come me. La ringrazio, prego, ma a parte, scusami per l'interruzione, beh. Che va bene anche l'uva passa. Beh, io... Ah, non hai finito, scusa, io pensavo volevo andare via. Noci, pinoli e patate, e baccalà buono. Ah, quello l'ingrediente base, quello madre, insomma, per fare il tutto. Io la ringrazio perché so che lei non è amante delle telecamere, no, e di queste baggianate che io vado facendo in giro. Non lo so, però qualcuno me l'ha detto. Grazie a Daniela, non dico il cognome così non la cercate su Facebook. Grazie davvero. Che culo.
Che culo, ci mettiamo il beep? Sì, ci mettiamo il beep. Restate collegati con noi. Ciao. Beh, io gliel'avevo promesso che non l'avrei intervistato, infatti non lo faccio. Buonasera. Sì, anche a me. No, come me, anche a lei. Scusate, allora, parliamo. Allora, noi l'abbiamo degustato, l'abbiamo assaporato, l'abbiamo odorato. Loro stanno aspettando, lui, Zummalo, si sta stressando perché dice: Antonio, io ero venuto qua per stare in pace e tu invece devi intervistare l'impiccato. Buonasera. Salve. Salve, allora spieghiamolo a chi ci guarda in TV e sul web. Impiccato in che senso? A parte la condizione fisica. Cioè, com'è che non parla questo? Vabbè, ho capito, spostiamoci. Buonasera. C'è una persona che parla qui dietro. Io no italiano. No italiano. Lei ha permesso di soggiorno? No, io lavoro nero. Il ragazzo ha permesso di soggiorno? Io lavoro nero. Lui lavora. Ma la patata, quella con le alici sotto cenere, ci può svelare il segreto? Lei che mi ha detto che non è italiano, per piacere mi può dire, parlando anche nella sua lingua, qual è il segreto di un qualcosa che è davvero succulento, perché tutti vogliono assaggiare ed è davvero squisita, Marcello, della patata, che è una delle vostre proposte ed è una delle più apprezzate tra tutti gli stand, la patata. Lei lavora qui? Lei anche straniera. Straniera anche. Si può girare un attimo? Lei è Mary, arriva dall'America, ha permesso di soggiorno però. Allora, scusi, qual è il segreto? Tenerla sempre calda. Non può parlare così, andiamo anche in fascia protetta. Ah, ok, per tenerla sempre calda. Tanta attenzione, cura e mai dimenticarsi di lei. Quello è il segreto per avere una patata come ve la servono loro. Qui l'odore in telecamera non lo riuscite a sentire, però scusa, che roba è questa? Questo è un caciocavallo fatto, cioè vecchio stampo sul Matese. Sul Matese? Sul Matese, un vaccino perfetto, è una mucca. Una mucca bianca. Vabbè, dal fatto che vengo dalla mucca, beh, viene dalla mucca inevitabilmente. Comunque, a parte gli scherzi, chi è che espone qui? Qui veramente l'azienda cooperativa Falote, San Gregorio Matese, è un prodotto genuino e sicuro al 100%. Taranta. Non lo so perché io in questo pane sento ritmo di taranta. Buonasera. Buonasera. Scusi, giusto per il ritmo di taranta che sento, ma ho azzeccato. Sì, sì. Lei da dove viene? Da Bari. Ah, e quindi voglio dire, siamo in Puglia. Innanzitutto ricordiamoci, ci sta guardando, a prescindere dalla vostra proposta qui nel centro antico di San Martino, dov'è che trovano la vostra azienda? Il panificio, come lei vedete, è la focacceria La Vecchia Chianca. Pane di Altamura, da quello che leggo, e di Monte Sant'Angelo. Giusto per delucidare anche tutti gli amici che ci guardano in TV, in Campania e sul web, di che tipicità si tratta, perdono? Allora, tipicità, il famoso pane di Altamura, come vedete, è questo qua. Parte da questo qua, con la gobba, e poi lo facciamo anche in semola, questo qua, pasta giallo. Le altre proposte però io le ho anche assaggiate, vi dico la verità, perché qualche amico che ha già fatto tappa qui da voi mi ha portato questi taralli che sono squisiti. Come sono fatti? Allora, questi taralli sono fatti con uva passa, olive nere e cipolla, la cipolla di Tropea. Qui abbiamo i taralli con patate, rosmarino, poi abbiamo i taralli tradizionali al finocchietto oppure senza, oppure taralli al peperoncino. Un saluto a chi ci guarda dalla Campania in TV, perché raggiungiamo tutte le province campane con i telespettatori di TV7, ma ovviamente puoi salutare anche gli amici pugliesi, perché certo, quelli che ci guardano sul web, quindi a te il saluto. Certo, niente, saluto a tutti, coloro che mi conoscono e anche la città. Sì, vabbè, ma l'hai detto in italiano, io volevo insomma un saluto pugliese fatto in pugliese per i pugliesi, lo vogliamo fare. Ciao, valio. Il punto è che mentre ci sta riprendendo il cameraman su nocciole e miele ha fatto un gesto così, perché oggi abbiamo già degustato ed è veramente squisito. L'azienda dove la trovano? Chi magari si è perso qui nel centro antico di San Martino oppure non è potuto essere in questa edizione ma vuole venirvi a trovare, degustare e comprare. Certamente. I vostri prodotti, dove li trova? Certamente, noi siamo qui di Fra Nicolo Abate e il nostro punto vendita è in via Chiesa Madre. Quindi miele e soprattutto venite a trovare Salvatore Valenti qui a Fra Nicolo Abate. Federica, questi signori qua gli sono? Non sono più scappati, sono miei amici. Ma io li vedo molto bikers. Dico bene, aspetta, posso? Com'è? Posso mettermi qua? È geloso? No? No, assolutamente. Allora, siamo in compagnia di?
Lei chi è? Ah, io Assunta. Assunta, eh? Felice. Da dove arrivate, Assunta e Felice? Io da Salerno. Lei? Salerno. Ma bikers e risti proprio di quelli doc? Yes. Da quanto tempo? 10 anni e oltre. E chi ci fate a Fragnetto? La fate a San Martino? Per gli amici si fa questo e l'altro. Ma vi piace l'organizzazione delle proposte gastronomiche? Sono succulenti? Anche, sì, sì. Oh. E la pizza di San Martino, quello che è proprio tipico, come la trovate? Buona, questo è il secondo anno che vengo. Allora, io non vorrei essere blasfemo, signorina, venga qui, ma lei, la castagna di Federica, come l'ha trovata? La spezza! Restate con noi, ciao! Sono tutti lavori artigianali, ma c'è magari colui che, insomma lei, lei chi è? Sono la titolare della ditta Grandiva. E io stavo parlando con quelle due là, sono due sì. Chi sono quelle due? Ma sono intruse collaboratrici. Loro si introducono? Sì, sì. Perché vi introduce? Perché? E collaboriamo, scusa. Ha parlato anche in dialetto. Per coloro che non fossero campani, la signora voleva intendere: noi collaboriamo in modo assiduo con la titolare, quindi abbiamo voce in capitolo. Beh, qualcuno si starà chiedendo, magari quello che si è sintonizzato soltanto ora, la locanda della follia. Cioè, locanda della follia cosa? Venite con noi, entrate qui dentro. Non ho capito ancora bene dove siamo, però noi ci introduciamo piano piano. Allora, qui dicono che è locanda della follia. Scusi, siamo alla locanda della follia? Siete la finanza? No, vuoi finanza? Ma lei sta scherzando? Locanda della follia? San Martino! Beh, ma venite ancora qui, perché qui c'è una cosa. Cercasi, ragazza disponibile. Vabbè, non vi volevo parlare propriamente di questo. Salve. Salve. Allora, io volevo capire una cosa. Abbiamo scoperto che tra le proposte culinarie di questa edizione, 13ª edizione, lui non ha capito che allora, cioè, lei chi è? Io sono il direttore dell'hotel. Il direttore. Allora, a parte gli scherzi, ciao Simone. Qual è la proposta culinaria che riguarda la pampanella? Ci può dire di cosa si tratta per gli amici che ci guardano anche forse? La pampanella è un piatto tipico di San Martino e Venzelis. E la pizza? Di San Martino. Beh. E un pane cotto con le cipolle. Allora, se casomai qualcuno di voi che ci sta guardando in TV o sul web si è perso questa edizione, allora adesso è il momento di mangiarvi le mani. Grazie. La pizza di San Martino, che è una pizza che ha un'origine antichissima ed è un prodotto di eccellenza del Sannio Beneventano e soprattutto di Fragneto l'Abate, viene lavorata dalle massaie del paese secondo un'antica ricetta che prevede acciughe, farina e olio extravergine di oliva, che viene lavorato per molto tempo da queste massaie con una sfoglia sottilissima che poi viene arrotolata e cotta in forno. Come in tutte le zone interne, il baccalà o le acciughe erano il pesce che veniva consumato durante l'inverno, insomma, dalla popolazione. E questa pizza veniva abbinata, come è ancora oggi abbinata, al vino, e quindi proprio a San Martino, quando ogni botte è vino, viene abbinata al vino rosso, al vino novello, ma io ritengo che si abbini in modo gradevole anche al vino bianco, alla nostra palanghina o anche ai nostri spumanti, che ormai sono diventati dei prodotti d'eccellenza del nostro Sannio. Si può aggiungere null'altro a quella che è la delucidazione riguardo sia all'aspetto storico, gastronomico, per quanto riguarda la pizza e per quanto riguarda i vini. Io ringrazio il professor De Nicolais e soprattutto un ciao dalla Prologo di Fragneto l'Abate, e fate una cosa, un arrivederci, come dice il professore. Restate però connessi con noi, perché ancora in giro per il prosieguo della notte di San Martino 2013. Voglio le mani, tutte! Signora di più! Giù! Allora, signor, no, senza O funziona così. Ecco!
direttamente dalla 13ª edizione di San Martino 2013. Abbiamo qui con noi, si presenti. Come si chiama lei? Si chiama no, ha detto. Ma a lei le piacciono le patatine? Sì. E la sorpresa? Sì. Che le è uscita come sorpresa? No, la sorpresa è quella. Facciamola vedere a chi ci guarda. Eccola qui. Abbiamo un cappellino. Le piace questo cappellino? Ok, ma le piace più questo o le patatine? Patatine. Giustamente. Signori e signori, da San Martino 2013, salutiamo. Ciao.